Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un altro video dei prodotti finiti. Sapete che comunque non mi faccio tipo il video ogni mese, ma a volte capita che io sforiamo un po' perché io fin quando la scatola non si riempie io non vi faccio il video, perché non dire farvi un video e mostrarvi quelle due o tre cose non ha neanche tanto senso. Spero che si veda tutto bene, speriamo di sì. Allora, io inizierei subito dalle cose che sono cascate, che sono due farine, cioè manco a farlo apposta, va bene. Iniziamo con questa qui, che per me è l'unico gusto di questo proprio, di questo formato qui, cioè Oatmeal più Whey Protein gusto Lemon Pio. Lemon Pio è la fine del mondo. L'odore è spettacolare, i pancake vengono da Dio, non so perché, ma è l'unico gusto che io mi trovo bene, perché tutti gli altri Nutri Choc sono troppo troppo dolci e non mi piace neanche la consistenza che dà il pancake, però questo gusto qui è troppo buono. Poi, subito un altro, quest'altro marchio che è il marchio della Max Protein, Oatmeal Good Morning, ed è gusto donuts. Sapete che questa è la collezione vecchia, diciamo, è la prima uscita, poi c'è un'altra che ancora non l'ho finita, che quindi non la vedete in questo video, che è della nuova linea, si chiama Top Flower, una cosa del genere, adesso non ricordo, ed è molto buona, poi vabbè, ne parleremo, ma adesso soffermiamoci su di lei. Allora, sinceramente io adoro le farine della Max Protein, ho provato di questa linea qui tantissimi gusti e vi posso dire che sono tutti buoni. Io ho provato anche Red Velvet, che dico, vabbè, Red Velvet, ma... Cioè, ragazzi, giuro, non sapeva proprio di chissà cosa, non aveva un gusto specifico, però vi posso dire che anche che era un gusto un po' scontato, era molto molto buono. Poi anche il kernel rosa, come donuts, non si sente proprio di donuts, però si sente qualcosa di dolce, quel buon retrogusto però leggero, che non stucchevole, proprio una cosa delicata, quindi sinceramente io ve le consiglio. Ho provato tantissimi gusti e mi sono trovata sempre molto molto bene, quindi a mia volta vi dico, io mi ci trovo bene, quindi ve le consiglio. Poi un altro snack di Prodis sono questi un po', questi chips di frutta, queste mela verde, devo dire molto buona, ovviamente niente di che, cioè... Sincera, preferisco i spicchi di mele, proprio che c'è proprio lo spicchio di mela, quello lì che trovate all'Eurospin, per me sono molto più validi e proprio a sapore sono molto più buoni. Poi andiamo avanti, ho finito il tofu che sinceramente lineamo essere biologico, fior di natura, Eurospin. Allora, sinceramente è molto buono, è una buona fonte proteica vegetale. Però io sinceramente non lo riacquisterò. Forse se voglio fare qualcosa di più particolare, ok, però devo dire che è molto molto buono. L'abbiamo provato sempre insieme e mi piace tanto con la curcuma, perché devo dire che mi aspettavo quel sapore brutto, brutto tipo di questi prodotti che di solito si sa non piacciono a tutti, invece no. Mi ha sorpreso, quindi posso dire che per me è molto buono. Ovviamente come fonte proteica io preferisco altro, ma vabbè, non voglio soffermarmi, è anche normale. Ognuno poi, in base al suo stile alimentare, alle sue esigenze, eccetera. Quindi bisogna rispettare tutto, come quello che dico sempre. Io sono così, io non sono né vegana né vegetariana, io mangio di tutto. E non voglio essere giudicata da tipo altre persone che sono vegane con tutte quelle cose che si stanno sentendo. Io sono fatta così, io non giudico un altro stile e voglio che neanche comunque l'altra persona che ha uno stile diverso da me venga a giudicare la mia alimentazione e le mie cose. Io sono fatta così, io non giudico e non voglio essere giudicata, ma specialmente su queste cose, che se vengono a fare tutte quelle cose di moraliste, tutte queste cose, no, raga, no. Ognuno sceglie quello che vuole mangiare, ognuno sceglie quello che vuole fare, quindi basta, veramente basta. Sta cosa che ne sanno i vegani, sta cosa, ma che cose sono? Basta, ognuno mangia come vuole, stop. Ci tenevo a fare sta cosa perché io sono così, non parlo mai, però quando mi iniziano a rodere le scatole, parlo. Andiamo avanti con un odio. Cioè, questa cosa non può manco essere amore odio, proprio con un odio
Sono queste qui della Biotech USA, sono delle proteine Isoway Protein, vabbè. Sono isolate, l'ho detto già, gusto cioccolato. Voi che dite, vabbè, no, sono semplici proteine al cioccolato. Cioè, raga, l'odore è buonissimo, Nesquik. Ma il sapore io non le riesco proprio a mandare giù. Però lo stesso, cioè l'odore è buonissimo. Ma però lo stesso le ho finite perché ci ho fatto i dolci, varie cose e adesso altre due confezioni, ma delle altre confezioni ne parliamo nei video progetto smaltimento prodotti che ci sarà. Infatti oggi non riesco a registrarlo, però domani che è venerdì lo registro e niente, dobbiamo fare questo nuovo esperimento così mi spronate e spero di spronarvi anche a voi di smaltire quando più cose è possibile, perché è vero che io sono una persona che comunque mi piace testare e darvi nuove recensioni, però raga, le cose che non mi piacciono di sicuro non le butto, vanno comunque smaltite. E quindi lui è stato uno dei primi prodotti che io ho detto no, basta, io lo devo smaltire. E quindi raga, per smaltirlo non mi fa impazzire, preferisco un altro tipo di proteine. Poi questi... No, mamma, scusami. Dopo devo passare l'aspirapolvere, ma va bene. Allora, ho finito questi qui dei Maxi Hamburger Roberto, marchio Roberto, e devo dire che sono molto molto buoni. Li ho presi all'uscia, anche a valori sinceramente non sono niente male. Hanno 217 calorie, 4 grammi di grassi, 38 di carbo e 6,5 di proteine. Ci sta, mi piacciono queste cosucce. Andiamo un po' di snack, che questi qui li potete trovare sul supplement. Mi piacciono salati, mi piacciono tantissimo questi bio taralli mix di legumi con ceci, fagioli e lenticchie, sono buonissimi, raga. Ma poi sono 30 grammi e la bustina è piena zeppa fino a sopra, quindi io adoro, sono molto buoni. Sembra proprio di mangiare dei taralli normali, molto molto buoni. Poi della Probios biologico dal 1978, sono questi chips di ceci e pepe nero. Cioè raga, questi li trovate sempre sul supplement, sapete che io bla bla ve lo dico sempre, perché io ve lo dico perché molte persone mi scrivono dove l'hai comprato, dove ma il supplement, dove qualche cosa, mi arriva sempre, quindi io per evitare, a parte che poi rispondo sempre ugualmente, trovate nell'info box, aprite sempre l'info box, il mio codice sconto che è Giulia010. Io mi sto ricordando una cosa dell'info box, io non vi ho messo le dosi. No, raga, devo andare a rimediare tutto il video. Non più, mi è riuscito, no, vabbè. Gli è riuscito un video e io mi sono dimenticata di scrivervi le dosi. No, vabbè, faccio schifo veramente come YouTube. Mi sono dimenticata di scrivervi le dosi dei dolci e di tutto. Che cavolo ho fatto? Vabbè, dopo vado a rimediare subito. No, dopo stacco qui e vado subito, altrimenti non riesco a fare quello che devo fare. Sono quindi delle chips di ceci e pepe nero, ve le straconsiglio, sono molto buone, a me sono piaciute tantissimo, sembrano tipo i chipster. Poi ho finito i wasa, eccole qui, sesamo e sale, cioè raga sono buonissime, spesse, fanno impazzire, raga, queste dovete prendere, mi ha detto che sono altri due gusti che li devo prendere, troppo troppo buoni. Queste anche le trovate sul supplement, sono le Six Layer Bar. Io le amo, io le amo. Queste Burger Cake, torta di compleanno, che sono troppo belle e sono buone. Questa mi è piaciuta tantissimo ed è Cookies and Cream. Aveva proprio sopra, sembrava top, proprio, proprio top. Tipo sembrava cacao, non lo so, sembrava un tiramisù all'aspetto, troppo buona. E questa qui semplice cioccolato, molto buona anche lei, mi piacciono troppo queste barrette. Lei anche mi ha fatto impazzire. Ed è la crema spalmabile, Pro Nutrition Pistacchio Zero, crema proteica zero zuccheri. Ah, buona, buona. Allora, questa... allora, non assomiglia alla Choco Relax a pistacchio perché non sa proprio pistacchio al 100%, però ragazzi, sinceramente per me ha un 60%, vi dico io, di gusto proprio che voi sentite, proprio che non è pistacchio al 100%, ma per me è 60%, 60% pistacchio e 40% mandorla, però a modo suo è molto buona, ve la consiglio. Poi cacio fumo, ok, patatine, patate a spicchi, ok,
non so perché ho letto spinaci, questa è la fame. Sapete perché questa è la fame? Perché io sono appena entrata a scuola, sono le 3:25 e ancora non pranzo. Delle delizie del sole, raga, anche a me mi piace a volte cambiare un po', ma anche per avere una cosa di pratico, di veloce, perché visto che mi sto andando ad allenare la sera, io arrivo la sera che non voglio qualcosa proprio di veloce, infatti a volte scongelo il minestrone, lo faccio cuocere un po', metto all'interno l'albume e me lo mangio tipo con le gallette o queste cose così, quindi con crackers, ci sta, sono anche un essere umano, e quindi raga, devo dire che ogni tanto le prendo, ovvero è un prodotto un po' più fritto, queste cose qua, però chi se ne frega, raga, ci sta, quindi molto buoni. Loro. Infatti una ragazza che io ve l'ho fatto vedere su Instagram, una ragazza ha detto finalmente le provati. Cioè, raga, io questi li ho comprati in estate. Vabbè, della cuor di cereale, mais e cioccolato. Sono delle gallette ricoperte di mais. Raga, queste se le trovate le dovete prendere. Per me battono anche quelle lì dell'Eurospin, buonissime. Poi ho finito una confezione di fiocchi gusto cappuccino di MG. Sapete il mio odio profondo per le farine di MG, infatti io non le acquisto proprio. Zero, cioè anche quando esce tipo una novità, tipo esce la novità natalizia panettone, cioè raga io con una paura ho detto no, io non le prenderò mai perché cioè... Una volta che hai avuto una brutta esperienza, dici no, se devo spendere 10 euro per quel pacco di 800 grammi, con 9,14 euro mi prendo più di 1,5 kg, sono le farine, le altre nuove, di Your Supplement, sì, Your Supplement, della Max Protein. E però io con i fiocchi di MG, sono sincera, hai dei pro ma anche dei contri, molto, con molti contri ma anche un po' di pro. Io tipo adoro i fiocchi di MG, proprio per lo spessore, perché il fiocco non è piccolino, tipo è diverso da quello della BPR, è un po' più grande, quindi a me mi piace. Tipo, a me piace. Sono un po' fusa oggi, passate, no? Più che un prodotto finito è proprio un chiacchiericcio. E quindi a volte ci sta pure tipo sul toast, io faccio sempre la mia solita combo, la sapete, ci metto un po' sopra, oppure nel porridge perché ha proprio un sapore delicato, però allo stesso tempo è molto buono, infatti tipo se ci aggiungete un po' di proteine al tiramisù, queste cose qua mi piace un botto, infatti così facevo, e niente, quindi per me i fiocchi di MG sono super promossi. Veramente da quando All Supplement per il premio che ho vinto mi ha mandato 15 confezioni di Pia Rima, faccio solo Pia Rima. No, però raga, c'è da dire che sono molto buone. È vero che costicchiano un po', però raga, i valori sono ottimi. Cioè, pensate che per piadina a Pia Rima ha 211 calorie, 1 grammo di grassi, cioè proprio pochissimo, 27 di carbo e 17 grammi di proteine. Quindi fate voi. E niente, raga, io sinceramente mi trovo troppo bene, ve le straconsiglio tantissimo, sono buonissime. Poi ho finito questa confezione di 500 grammi proteine whey isolate classiche, sono naturali, gusto naturale. Sinceramente sapete che io con le proteine di Bulk mi ci trovo da Dio. Non vedete più unboxing di Bulk per il semplice fatto che feci una scorta immensa di proteine. Adesso non le sto utilizzando molto perché le utilizzo molto di più in definizione. E raga, proprio ce le ho a morire, proprio da gusti a provare a morire. Anche se ho visto che è uscito un gusto al limone, io devo prenderlo assolutamente. Sapete il mio amore per il limone? Comunque io mi ci trovo bene. E infatti, sempre di Bulk ho provato quest'altra barretta, le Macro Mancia, anche sono molto buone. Gusto torta di compleanno. È un po' diversa da quell'altra lì della Six Layer, proprio vabbè, pure a dimensioni, colori, eccetera. Però devo dire che anche lei era molto buona a me, tipo mi fanno impazzire queste barrette così, oh. E come ultimo prodotto, questo l'abbiamo provato insieme, sono dei gnocchi alla zucca dell'Ocean. Ieri volevo prendere anche quelle di spinaci, solo che non so perché non le ho prese più. Però sono molto molto buoni. E niente, raga, questo è stato il video dei prodotti finiti, non sono tantissimi, ma vabbè, ci sta. Io spero che questo video vi sia piaciuto e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!